Nel 1968 a Santa Clara, in California, nasce la Intel, che dopo soli 3 anni svilupperà il primo microprocessore della storia dell'informatica, l'Intel 4004. Serviva per una calcolatrice, ma è il progenitore dei cervelli dei nostri attuali computer. In Italia? Il boom economico ha portato il benessere in tante famiglie. La 500 è ormai uno status symbol. Nel solo 1968 se ne producono ben 302.211. La sera poi, le finestre delle case sono illuminate da una luce azzurrina e quella del televisore. I canali sono solo 2, il primo e il secondo programma. E davanti al televisore, agli inizi del decennio, si piazza anche un adolescente di Cuneo. Sta frequentando le medie in un seminario cattolico. Oddio, freddi uno prima. Gli unici modelli che venivano presentati in televisione erano da una parte Mike Bongiorno col suo Lascia o raddoppio e l'altro modello invece era Pio XII quando io ero bambino. No? Questo papa regale, no, di fronte a cui tutti si inginocchiavano, veniva portato in giro con una sedia gestatoria, con gli anelli d'oro, la tiara. E io ho detto quello voglio diventare, non Mike Bongiorno. Vivere in un seminario, soprattutto in quegli anni lì, negli anni 50-60, era come stare in una prigione. Dormivamo in grandi camerate comuni, no, dove c'erano 200 bambini. Avevamo mezz'ora tutti insieme per andare in bagno, lavarci e rifare il letto. Poi alle 7:15 c'era la messa, ogni giorno. Alle 7:30, prima di mangiare, che uno era già sveglio da 1:30, no, cioè magari aveva la testa pesante, bisognava fare meditazione per mezz'ora. Lo accettavo perché se questa era la via per arrivare al soglio pontificio, va bene. Ma quale papa è papa? Il padre di Pier Giorgio non ha dubbi. Suo figlio farà il mestiere di famiglia e lo iscrive all'Istituto per Geometri. È in questa atmosfera piatta e sonnolenta che il 68 si affaccia nell'esistenza del giovane Pier Giorgio. Cuneo, naturalmente, il 68 era qualcosa che si sentiva raccontare nei telegiornali. Noi ragazzi, insomma, a un certo punto prendemmo questa grande decisione in 4-5, no, come autoeletti rappresentanti, se non del popolo, perlomeno degli studenti, no, di andare dal preside a chiedergli di fare un'assemblea. Eravamo tutti timorosi, no? Il preside all'epoca era un personaggio, no, che incarnava il potere scolastico. Signor preside, vorremmo fare un'assemblea. E lui fece, oh, finalmente, ma erano settimane che aspettavo. In realtà lui era candidato in quello che si chiamava all'epoca lo PSIUP, il Partito Socialista di Unità Proletaria. Ma ci vuole qualcosa di più di un preside di estrema sinistra per scuotere la vita del giovane Odifreddi. Preso il diploma, la sua strada appare segnata. Geometra a vita. E invece, a scombinare le carte, ecco arrivare un libro, Introduzione alla filosofia matematica del premio Nobel Bertrand Russell, un testo divulgativo del 1919, che si propone di spiegare a tutti le meraviglie della logica e della matematica. Durante l'estate, in una bancarella di libri usati, ho trovato questo libro di Bertrand Russell. Mi ha incuriosito, l'ho preso e ho avuto quello che si chiama un'illuminazione. 1. 0 è un numero. 2. Il successore di ogni numero è un numero. 3. Non esistono due numeri con lo stesso successore. Russell era finito in galera, in prigione, perché era un pacifista, era contrario alla Prima Guerra Mondiale. E mentre era in prigione scrisse questo meraviglioso libro di introduzione appunto alla filosofia matematica. 4. 0 non è il successore di alcun numero. 5. Ogni proprietà di cui gode lo 0 e anche il successore di ciascun numero che gode di quella proprietà appartiene a tutti i numeri. Io non ne sapevo assolutamente nulla perché a geometri non ci insegnavano la filosofia, per fortuna nostra, no? Mi si aprì una finestra, diciamo così, su un mondo sconosciuto. In questo capitolo ci occuperemo dell'articolo plurale. I, gli, le. Gli abitanti di Londra, i figli dei ricchi e così via. In altre parole, ci occuperemo delle classi.
sembra quasi un romanzo, e l'idea di Russell è, come divulgatore, proprio quello, cercare di raccontare cose che poi sono molto tecniche e molto astratte, come se invece poi però interessassero l'uomo comune. Era un vero 68ino, a differenza di molti di quelli che poi hanno fatto il 68, che erano un po' figli di papà, no? La relazione marito è asimmetrica, e così la relazione moglie. Cioè, se A è marito di B, B non può essere marito di A, e viceversa. 40 anni prima del 68, lui diceva, ma gli studenti, per esempio, quando vanno all'università, non spenderebbero di più se vivessero insieme in appartamenti, no? Allora perché non fare dei matrimoni a termine, diceva lui, no? La relazione coniuge è invece simmetrica. Se A è coniuge di B, B è coniuge di A. Queste cose, cioè, facevano accapponare la pelle. Quelli sono quelli che effettivamente con i loro libri, con le loro idee, hanno scardinato il modo di pensare delle società chiuse dell'epoca. Sull'esempio di Russell, Odie Freddy si ribella a suo padre e si iscrive alla facoltà di matematica. Magari non vincerà mai il premio Nobel come è accaduto a Russell, ma il suo orizzonte non sarà mai la vita di un geometra di provincia, bensì la vertigine del pensiero astratto e la gioiosa onda hippie di quel periodo. Io avevo capelli alle spalle, una moto naturalmente di tipo americano, le giacche di pelle. Andai insieme ad altri due amici all'isola di Wight, dove ci fu questo grandioso concerto di 600.000 persone, una città praticamente. Io ricordo in particolare Jim Morris dei Doors, che arrivò con un elicottero scortato dalla polizia perché era stato arrestato, si era masturbato in pubblico durante un concerto, no? Quindi era sotto libertà vigilata, diciamo così. You know that I would be alive. Furono tre giorni nella mitologia, no? Sesso, droga e rock and roll. Onestamente, per noi tre era soltanto rock and roll, no? E il sesso si vedeva fare, perché questi hippies erano veramente hippies, quindi facevano tutto quello che dovevano fare sulle spiagge, no? Così. E noi guardavamo, arrivati dalla nostra cittadina, sonnolente, no? Con grande sorpresa. Io il terzo giorno ricordo che crollai completamente, no? Non mi ricordo nemmeno chi suonò, no? Tornato in Italia, Pier Giorgio finisce gli studi di matematica e giovanissimo diventa un professore universitario. Un matematico impertinente, un professore diverso, un professore sessantottino. Proprio come il suo mentore, Bertrand Russell. La prima lezione che feci come assistente di analisi, arrivai a scuola, c'aveva appunto i capelli lunghi fino alle spalle, avevo gli stivaletti alla Beatles, un cappotto di jeans fino ai piedi. Entrai in classe, no? E dissi, su ragazzi, a lezione, tutti risero, no? Poi però quando cominciai a scrivere esercizi eccetera, si accorsero che quello era l'assistente, no, di analisi. Dato che l'infinito non è una contraddizione in termini, ma non è neanche dimostrabile per via logica, concludiamo che non si può sapere a priori se il numero delle cose del mondo è finito o infinito. Russell scrisse 100 libri nella sua vita e ebbe 4 mogli. 100 libri ormai non li farò più perché sono arrivata a una ventina così. 4 mogli sono sulla buona strada perché ne ho già 3, no? Ma Russell si sposò con la quarta quando aveva 80 anni, no? fa pensare che in fondo forse almeno questa direzione si possa imitare.